una grande partecipazione per l'inaugurazione, per le celebrazioni relative alla inaugurazione della sede consolare onoraria della Federazione Russa qui a Bari. Tra coloro i quali hanno partecipato con entusiasmo, Ugo Lomartire, già consigliere comunale di Taranto e già presidente della circoscrizione Isola Porta Napoli. Due culture a confronto, quella russa e quella italiana, quella russa e quella pugliese, che interagiscono tra loro avendo tanti punti in comune in ambito culturale e quindi in ambito artistico, in ambito musicale, in ambito economico. Sicuramente l'apertura del consolato qui in Puglia, a Bari, potrà facilitare i rapporti tra l'Italia, i pugliesi e anche Taranto e la Russia. I russi e il popolo russo ci vede con grandissima simpatia, grandissimo affetto. Basti vedere come vengono accolti gli italiani in Russia, basti vedere i vari cantanti come vengono accolti in Russia, basti vedere come amano anche dal punto di vista storico culturale l'Italia in Russia, e in questo senso bisogna fare sì che i rapporti vengano facilitati nella maniera migliore possibile. Ecco, lei parlava, Lomartire, di questo appeal che ha l'arte italiana, che ha la musica. Come non ricordare la città di Mosca, una struttura appunto adibita ai concerti a Mosca, che pullulava di russi entusiasti per le performance musicali dei Ricchi e Poveri, di Albano, eppure parlano, cantano una lingua diversa, però c'era una grande partecipazione, un grande entusiasmo, un grande trasporto, e andando a considerare questi eventi musicali, sono, come dire, un aspetto plastico indicativo dell'amore che c'è da parte, che c'è nel popolo russo verso la collettività, la comunità italiana. Sì, in tal senso basta fare vedere le immagini di come vengono accolti gli italiani lì per vedere tutto l'affetto e il calore che c'è da parte del popolo russo nei confronti degli italiani. E in questo senso bisogna anche lavorare per quello che riguarda le sanzioni, poiché le sanzioni nei confronti della Russia fanno male sia alla Russia e fanno male sia all'Italia. Bisogna facilitare i rapporti economici, bisogna sicuramente migliorarli e bisogna eliminare delle sanzioni ingiuste. Soprattutto, mi permetta Lomartire, sanzioni che rappresentano un motivo di ingratitudine verso un popolo, quello russo, che invece ama quello italiano. Giustamente, il popolo russo, come lei diceva benissimo, ama il popolo italiano, e quindi bisogna mantenere e tenere dei rapporti ottimali che possono anche favorire l'economia e il commercio fra l'Italia e la Russia. E anche bisogna tenere conto che Taranto è una bellissima città e ci sono tantissimi turisti russi in giro per il mondo che potrebbero con grande piacere venire a vedere una delle città sicuramente che sono un patrimonio per l'Italia intera di bellezza. Un evento, quello di quest'oggi, che dà un respiro di internazionalità. Le sue impressioni, il suo stato d'animo, vedere davvero le comunità umane che superano ogni confine e si uniscono in un afflato comune, in uno spirito di fratellanza. È stato bello davvero sentire quelle musiche, quelle espressioni musicali appunto da parte dell'orchestra del Petruzzelli, e ci fanno capire il senso di unità tra i popoli. Giustamente, bisogna fare sì che questi eventi importantissimi si possano ripetere con grande frequenza. Questa unità fra i popoli è veramente bella, affascinante. Tra le altre cose, per quello che riguarda la Russia, ci sono stati degli interventi anche importanti in un altro campo, in campo forse anche di difesa nei confronti dell'Europa. Basti pensare ai tragici eventi del terrorismo, ci sono stati degli eventi bruttissimi
tantissimi in Europa, dove sono morte tantissime persone, e beh, la Russia è stata una nazione che con forza e determinazione è intervenuta contro il terrorismo e, se vogliamo, anche in difesa di quei morti che sono morti ingiustamente qui in Europa. Per concludere, lo martire, far sì che Taranto possa entrare a pieno titolo in questo circuito in cui Italia e Russia parlano un identico linguaggio. Sì, Taranto è bellissima dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, e i russi che sono affascinati dall'Italia non possono non venire a vedere un territorio così bello, affascinante, con un mare veramente stupendo, e pertanto la loro presenza nell'ambito della città di Taranto sarebbe sicuramente ben gradita. E allora, Italia e Russia, Puglia e Russia, Taranto e Russia. Sì, sicuramente un momento che è importantissimo, dove Taranto può avere dei grandi vantaggi con l'apertura di questo consolato, poiché la vicinanza con la città anche di Bari potrà facilitare anche la realizzazione di tante iniziative dal punto di vista culturale, che possono consentire l'unione e l'incontro di questi due popoli, sia quello italiano che quello russo, in maniera particolare quello tarantino e quello russo.